inevitabilmente la questione lavoro. Quando non c'è questo, quando si dicono troppe, tante, belle parole, raccontando pochi fatti, succede che rimane una cosa astratta, è una cosa sempre più teorica. Vedete, Cattolica rappresenta un deserto, a mio avviso, un deserto dove non c'è nulla, non c'è attrazione da parte delle imprese, non si mette il tappeto rosso come avviene in altre città, gli imprenditori che vengono a Cattolica per investire. E prima di un qualsiasi tipo di pianificazione e programmazione a 5 anni, e se si continua così, non si potrà che evitare il senso. Vedete, questa relazione racconta, io leggevo, il concetto di governance della pubblica amministrazione, un concetto che viene dettato dai principi generali dal governo centrale, dalle leggi. Vedete, un'amministrazione che non fa rispettare le leggi, non si può parlare di governance. Un'amministrazione che spende 800.000 euro per i dirigenti, 40.000 euro per un addetto stampa, 120.000 euro per un capo stampa, centinaia di migliaia di euro per le consulenze esterne. Quando siamo caduti in una crisi economica mondiale, mai vista prima, neanche nel 1989 quando cadde la Borsa di New York. E allora come possiamo parlare di ambiente? Quando il sindaco Cattola aveva il dovere di dirlo prima a questa maggioranza, poi a questa opposizione, ma soprattutto a questa città che voleva fare un accordo programmatico, invece lo diceva prima, lo stipula poi e poi ci viene a ricordare che non è vero. Vede, dico, questa cosa, so che non riguarda nella relazione programmatica, ma noi le opposizioni chiediamo un controllo su questa cosa, perché lei ci ha detto delle cose, un attimo sono consigliere di chiesa, dobbiamo cambiare il tempo. Ma no, il lavoro non è un diritto, è visto, giusto, è detto. È una provocazione, purtroppo il lavoro non è più un diritto. Non la conosciamo, si dice così. Se dice così non conosciamo. È il primo articolo della Costituzione. Fate la legge, no? Sicuramente non possono avvenire una mia denuncia. Sicuramente
Allora,